Un caro saluto, sono Stefano Farotico, nato il 13 settembre 1979. Ho pubblicato molti libri, gli ultimi self-publishing, spaziano dai saggi monografici come quello su John Carpenter, Prince of Darkness, su Martin Scorsese, su De Niro, Robert De Niro l'intoccabile, addirittura su Nicolas Cage, l'attore vampiro, romanzi avventurosi, la saga del Cavaliere di Alcatraz fino ad arrivare a quello di Madrid, storie fantasiose, noir erotici o semplicemente romantici. Presto pubblicherò un altro libro di reminiscenze adolescenziali miste a una storia macabra avvenuta a Bologna, anzi, tante microstorie che si intrecciano come idee dalle strade felsine, e sono qui, questa buonissima pizza, a presentarvi un libro molto particolare, incentrato su una storia d'amore impossibile eppure probabilmente realizzatasi, intitolato Speculare ipnosi. Vi leggo la sinossi, un estratto. Un fatale incontro durante una solitaria fuggevole notte lugubre d'un tetro plenilunio mortifero. Poi una sensuale apparizione emozionalmente rapinosa a ridestare le sensazioni soffocate di due ombrose anime inceneritesi, adombratesi e poi doratesi, mantenente rinate vorticosamente in un delicato e poi irruente e sempre più crescente fervido romanticismo eburneo e vivido di pura rivivificante statica incandescenza irrefrenabile. Scritto qui, Stefano Farotti, nato il 13 settembre del 79, è autore di narrativa e saggistica, ha pubblicato molti libri con You Can Print Edizioni, tra cui John Carpenter, Prince of Darkness, l'ultimo dei romantici libertini, anche, e delle storie di fantasmi, fantasmi lunatici, fantasmi principeschi. Sono attratto dalle storie di detection. Quasi tutte le mie storie c'è un detective, per l'appunto un investigatore privato. Storie torbide, storie a volte erotiche, passionali, storie di personaggi complicati e difficili. Vorrei qui segnalare una bellissima rivista, chiamata Il Faro Italiano, gestita da Eliano Bellanova, che mi ha aiutato nel pubblicizzare i miei lavori, ha ottimamente recensito alcuni miei libri, fra cui anche Il Cavaliere di Parigi e Speculare Ipnosi, formato tascabile, e questa pizza buonissima. Saluto te carissimo che gestisci questo bel canale YouTube. Che dire, trovate i miei libri sulle catene librarie online, su bs.it, su Amazon, in formati cartaceo, digitale e anche ultimamente in audiobook da me stesso recitati. Ho anch'io un canale YouTube chiamato Joker Marino, mi identifico molto con questo personaggio variopinto eccentrico, anche se non sono come lui degenerato del tutto e niente che dire. Compratelo o comunque datemi un'occhiata. Questo è l'impaginato. Ringrazio anche il mio correttore bozze di nome Germano. E questa è la dedica personale insanguinata col pastrello di impronte digitali dedicata alla protagonista di questa magnifica copertina, che è stata curata nella grafica da Manuela Paric e copyright Stefano Farotti, tutti i diritti riservati. Che dire di più? Fatemi
foto per l'appunto by Joker Marino. Dicevo, chissà chi è questa bellissima donna, probabilmente la donna a cui è stato dedicato questo libro e forse anche il mio cuore.